Inutile girarci troppo intorno. Giovanni Toti, che è il nostro ospite, è l'unico dirigente di Forza Italia che ha osato sfidare il capo in questi mesi, ovviamente non dal punto di vista personale, ma dal punto di vista politico. Il governatore della Liguria in questi giorni ha rilasciato un'intervista dopo aver fatto un percorso personale politico in Liguria e non solo, girando l'Italia, in cui si è convinto di voler mettere su una forza nuova, una forza moderata, equilibrata, né di qua né di là. Una forza di centro. Allora, a che punto stanno i lavori? Buongiorno governatore Toti. Buongiorno a tutti voi, buongiorno a chi ci ascolta. Ma non è esattamente così, per la verità. Io non è che voglio mettere necessariamente su una forza moderata, né ho questa velleità di protagonismo, ho molto da fare in questa regione. Io dico che c'è bisogno di una forza moderata in questo paese che riequilibri un centrodestra che oggi è la prima opzione per gli italiani, viene scelto in tutte le regioni, in tutti i comuni, quindi evidentemente c'è una voglia di questo tipo di governo e ne sono lieto, vuol dire che governiamo bene dove siamo il governo delle entità locali. Però tutto questo centrodestra oggi è evidente a tutti che non è più il centrodestra di qualche anno fa, che è un centrodestra con una Lega in ottima salute che ha trovato una propria strada e con un partito Forza Italia che invece ha le sue difficoltà. Insomma, chi lo nega penso che abbia qualche fetta di prosciutto davanti agli occhi, il che non vuol dire che quello spazio politico non esista più, vuol dire che l'offerta evidentemente così come è congegnata oggi non trova più il favore degli elettori, visto che siamo passati da oltre 10 milioni di elettori a circa 3 milioni di elettori scarsi in questo momento, quando tanti clienti, diciamo anche affezionati, perché sono stati per un ventennio il riferimento di quel partito, se ne vanno via, quando tanti dirigenti si trasferiscono nelle liste civiche perché non apprezzano più quel modo per stare insieme. E io credo che qualche domanda ci se la debba fare e io me la sono fatta. Poi sono l'ultimo che vuole spezzettare ulteriormente un centrodestra che deve trovare una sua identità. E però quando vedi che tutti quanti fanno finta di niente, fischiettano e guardano il cielo facendo finta che vada tutto bene, qualche domanda te la devi pur fare. Presidente Toti, considerato che chi fischietta e alza gli occhi in cielo in queste ore un po' in tutta Italia ritrova i cartelloni 6x3 di Silvio Berlusconi, che è un po' modello, no? I tempi d'oro che furono, la campagna del 94, eccetera, eccetera. Sono ovviamente cambiati gli slogan, la foto neanche troppo, bisogna essere onesti. Le chiedo, anche brutalmente, ma lei si sente ancora a casa in Forza Italia? Ma guardi, io voglio bene a Silvio Berlusconi, ovviamente Silvio Berlusconi avrà il mio voto, come è normale che sia, una persona a cui dobbiamo tanto e che tutti quanti dovrebbero aiutare per questo suo desiderio, quello di tornare in un'assemblea elettiva, quella di Strasburgo, dopo tutto quello che ha passato. E io credo molto ingiustamente, credo che sia un riconoscimento assolutamente dovuto e un'aspirazione assolutamente legittima per uno che è stato il più longevo capo di Stato di questo paese e per quello che ha fondato il centrodestra italiano. Dopodiché non sono i 6x3 a risolvere i problemi di cui sto parlando, occorre da parte di tutti, anche dal presidente Berlusconi, come gli dico spesso, un momento di riflessione. Credo che ci sia bisogno di rivedere il centrodestra nella nostra parte, quella che non è leghista, pur essendoci alleato. Tutti sanno che ho un buon rapporto con Matteo Salvini, un buon rapporto con i miei alleati leghisti in Liguria e non solo in Liguria, e che ritengo che il centrodestra debba essere chiaro e netto, senza patti del Nazareno, senza scivoloni da altre parti. Però è anche vero che non tutte le culture del centrodestra sono leghiste, amici. C'è anche una parte che, pur essendo cristallinamente di centrodestra, non si ritrova in quell'anima lì. E oggi Forza Italia non è un contenitore adatto ad accoglierle tutte, altrimenti non si spiega per quale ragione a Genova, come a Savona, come a Siena, come a Pisa, come in tante altre realtà, abbiamo liste civiche che gioriscono tutti i giorni, abbiamo persone che vanno in giro a cercare una nuova identità perché non si sentono ascoltate in quel partito, anche i nostri dirigenti che per tanti anni hanno amministrato in nome e per conto di quel tricolore di Forza Italia. E allora io credo che insieme alla candidatura di Berlusconi, che ripeto è assolutamente legittima e che credo tutti debbano aiutare, ci debba essere una profonda riflessione che non riguarda solamente Forza Italia, riguarda il mondo allargato che è uscito da Forza Italia, quella galassia. Quando sento parlare di congressi, di tessere, a me viene l'orticaria.
Io penso che per tornare a casa bisogna spalancare le porte e le finestre e anche, come si dice, mettere sul fuoco l'agnello grasso, e quindi per far tornare tutti quanti bisogna dargli la possibilità di contare, di poter parlare, di poter esprimere la propria idea, di sapere che i coordinatori del partito verranno scelti anche sulla base del loro voto. Insomma, c'è da fare un lavoro che non è poi solo di persone, anche di posizionamento politico, una chiara alleanza di centrodestra, nessuna indulgenza verso il Partito Democratico, una politica verso l'Europa che i nostri elettori per primi ci chiedono, se no sembriamo matti. Per anni abbiamo detto che questa Europa non andava affatto bene, peraltro i governi Berlusconi con questa Europa si sono scontrati molte volte e ora di colpo si diventa paladini dell'Europa. Insomma, c'è bisogno di fare un lavoro profondo, e io, se lo vogliamo fare seriamente, ci sono. Se non lo vogliamo fare, che posso fare? Continuerò a fare governatore della Liguria, che ho tanto da fare. Sì, lei appunto ha già detto che ha tanto da fare, ma se dovesse nascere quest'anima nuova politica a fianco di Forza Italia, insomma, chi ci metteremmo a capo? Lei chi ci metterebbe a capo se lei dovesse continuare a lavorare lì? Se no, torniamo esattamente al punto di partenza, come nel gioco del Locco del Monopoli. Io penso che qualsiasi cosa si debba fare dopo le elezioni europee debba nascere da una grande assemblea costituente che convocherà una sorta di primarie dove Toti serve la notizia, lei lo sa bene perché è un giornalista. Lei e Giorgia Meloni state pensando a questo soggetto politico, sarà Giorgia Meloni a guidarlo? Sarà Giorgia Meloni a guidare Fratelli d'Italia. Qualsiasi cosa si crei domani che mette insieme tutte le anime del centrodestra non ha oggi un capo, perché chiunque sarà il capo, verrà scelto, per quanto mi riguarda, se io faccio parte mai di quel contenitore lì, da delle primarie aperte a cui partecipino tutti i cittadini italiani che vogliono votare. Quindi Toti contro Carfagna. Abbiamo già sentito anche questa. Grazie naturalmente al governatore della... Possiamo fare anche a calcetto squadre a 5, se preferite. Va bene, grazie. Vedremo a giugno allora. A presto. Saluti a tutti.